In questo angolo siamo certissimi del contesto di cui parliamo, musica, Gigio Bassa, abbiamo Valeria, abbiamo Gianvito che rappresentano un gruppo di 8 elementi in realtà. Valeria è una voce, immagino. Sì, io sono la voce del gruppo, in realtà noi siamo 8 elementi modulabili e curiamo la parte del matrimonio dalla chiesa agli interventi aperitivo, interventi durante la cena o il pranzo, fino poi al DJ set finale che può essere insomma la prosecuzione insomma di un evento importante come quello del matrimonio. Cioè, una cosa fondamentale che bisogna sapere è che la musica è il vestito, diciamo, più è importante quasi quanto il vestito da sposa. Esatto. Perché è il vestito di una cerimonia importantissimo, dall'evento principale della chiesa fino alla fine dell'accompagnamento degli invitati fino alla fine, insomma. Quindi... Esatto, parlando di firma musicale mi sposto un attimo su Gianvito, che ha una competenza specifica in quel settore. Siete tutti musicisti, tutti performer sul palco, ma il progetto musicale va studiato con attenzione? Assolutamente, noi teniamo tanto a dare una varietà nei generi, per cui noi ci occupiamo principalmente di swing, ma poi facciamo anche funky, facciamo jazz nello specifico, come anche la bossa nova, e trattiamo quindi tutte le parti che sono di accompagnamento a un matrimonio. Poi completiamo il nostro ventaglio con la proposta di un DJ set, di cui si potrebbe occupare per esempio dell'after, che è anche un momento molto importante del matrimonio, e quindi noi curiamo anche specialmente nella chiesa, per quanto riguarda la musica classica ma anche leggera, un ventaglio di proposte assai ricco. Per accontentare gli sposi e fare in modo che la giornata somigli davvero a quello che è il loro desiderio, questa è la cosa importante. Qualcuno arriverà sicuramente un po' confuso, oggi qui siete ospiti di uno spazio antico, il Museo delle Genti d'Abruzzo, con tanti angoli dedicati al matrimonio, c'è da esplorare, anche da prendere qualche ispirazione. Assolutamente, noi, cioè, la nostra band è un'orchestra in realtà, quindi c'ha comunque un'ispirazione molto retro, quindi facciamo swing, abbiamo un atteggiamento retro, e all'interno di questo contesto penso che sia una delle cose più carine che potevamo fare, grazie. Adoro il retro come stile perché è intramontabile, in realtà non ha tempo, noi diciamo retro ma non ha tempo.